Come ho anticipato l'altro giorno, praticamente in un video, era il terzo in uscita della giornata del Canario, Robert Lewandowski lascerà il Bayern Monaco. Tra le squadre interessate, questa mattina fa il punto il Corriere dello Sport, c'è anche la Juventus. Salve a tutti ragazzi, sono Metripi, 10 se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, mettete un bel like al video, non vi dimenticate di attivare la campanellina delle notifiche e non vi dimenticate anche di seguirmi nei link social, che sono molto importanti perché sono pieni di contenuti, eccetera, eccetera. È una situazione abbastanza particolare perché Lewandowski è in rotta col Bayern Monaco già da parecchio tempo. Lewandowski è arrivato nel corso della stagione 2014-2015 a zero, pensate un po', dal Borussia Dortmund, quindi qualunque cifra il Bayern Monaco dovesse rivenderlo avrebbe una plusvalenza, secondo me, maxi, nel senso che penso che per Lewandowski ci vogliono almeno 70-80 milioni, nonostante abbia comunque già quasi 29 anni, eccetera, eccetera. È un attaccante comunque che segna tantissimo. Quest'anno ha segnato 40 gol stagionali, quindi vi faccio capire di che tipo di giocatore parliamo, ma non ve lo devo presentare certo io, perché è uno dei giocatori più popolari al mondo, più visti, più apprezzati al mondo, una punta rapace e capace di giocare in maniera sporca, che per la Juventus è l'alternativa, secondo alcune fonti, per Gonzalo Higuaín. Ovviamente Higuaín è sul piede di partenza, ma nemmeno tanto, nel senso molte sono voci giornalistiche, altre sono voci collegate all'affare Icardi. Fatto sta che il Corriere dello Sport questa mattina in edicola fa il punto e dice: la Juventus, anziché spendere 110 milioni di euro per Icardi, siccome quei soldi vorrebbe destinati all'affare Vigovic-Savic, potrebbe provare a fare un'offerta per Lewandowski, un'offerta di minore entità legata ai bonus che dovrebbero essere anche comunque inclusi all'interno del contratto del ragazzo, perché Lewandowski guadagna circa 10 milioni di euro a stagione, è sopra il tetto stagionale della Juve perché la Juventus ha un tetto di 7,5, però con un contratto a base fissa di 7,5 più bonus legati a delle prestazioni facilmente, ai numeri delle prestazioni facilmente raggiungibili, che ne so, io te do 7 più 9 più 7 più 2, per esempio, per dire se tu fai 10 gol stagionali. Sto dicendo delle cazzate, ovviamente, sto facendo delle ipotesi, poi sapranno loro come fare. Si potrebbe concretizzare appunto in maniera abbastanza sciolta. Tuttavia, personalmente, non credo all'affare, nel senso, Lewandowski ha le attenzioni del Paris Saint-Germain, che potrebbe offrirgli 10 milioni di euro in maniera molto semplice, ma anche di più gliele potrebbe offrire, e un eventuale innalzamento dello stipendio da parte di un nuovo arrivato scatenerebbe un impulso da parte dei vari Dybala, Pjanic e Alexandro di guadagnare di più, perché dicono: perché lui deve venire e deve guadagnare più di me? Pure io voglio guadagnare di più. Quindi fatemi sapere nei commenti che ne pensate voi.